che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare. Tremano le gambe, tremano il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole. Meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai. Sarzana è una città culturale, lo deve diventare sempre di più, deve essere internazionale e grazie a personalità come Susanna, alla sua passione, alla sua voglia di fare, io credo che riuscirà ad esserlo sempre di più e mi auguro che tra noi nasca una sinergia e una collaborazione che ci consenta di fare tante altre edizioni. Sempre tanti consigli. Posso chiedere invece chi era Paolo da bambino? Buonasera. A Bologna dicono l'umarelle, cioè io da bambino stavo cercando i cantieri. La mia attrazione è stata una polemica, appunto. Quel povero insegnante che ha bocciato tre ragazzi alla maturità. Effettivamente è un'eccezione, perché la percentuale giusta è il 99,5% di ragazzi e ragazze che fanno maturità sono promossi. Io vorrei conoscere lo 0,5%, perché credo che siano dei ragazzi interessanti, quelli che riescono in questo paese a essere bocciati, ad essere degli eroi. Delle persone che hanno un grande temperamento, una grande personalità, che è successo da adolescente, se mi facevo le canne, anzi, se non insiste, posso anche dare prova di questo. Sì, tutti, come stai dicendo? Ero un adolescente. Guardi, faccio allora. 50 anni fa esatti usciva Yellow Submarine, mitica canzone dei Beatles, e io ho preso uno di quei mangiadischi con il, non lo ricordo perfettamente, era l'estate esattamente 50 anni fa, finite le scuole fine giugno, uscì questo capolavoro straordinario, poi c'era anche il film, il cartone animato, che sono delle cose meravigliose, i Beatles in quell'epoca lì, poi fu il canto del cinema. Io mi ricordo questo mangiadischi legato con lo scotch sul motorino, e così riuscì ad avere un certo successo sulle ragazze in quell'epoca, per merito di Ringo, George, mettevo dentro. Primo motorino con disco incorporato, modestamente lo inventai, credo di meritarmi un applauso, no? Creatività! Non so che fine abbia fatto col motorino, neanche col disco, credo che ci sia un po' rovinato con sorpanzi. Prego. Voi non avete acqua, avete un sacco di coppe, ma non avete acqua. Abbiamo anche l'acqua.
Posso farle un'altra domanda? Certo, lei è qui a porta, lei è la padrona. No, no, per l'amor del cielo, noi siamo un'associazione, quindi... Okay. E volevo chiederle, nella sua vita c'è stato un momento di debolezza, un momento in cui non ha avuto il coraggio di fare qualcosa? Visto che parliamo di coraggio, io volevo invece capire le sue debolezze. Debolezze tantissime. Io poi sono uno che piange facilissimo, mia figlia mi prende sempre in giro perché mi emoziono con una straordinaria facilità. Figuriamoci se su uno schizzo di saliva raccolto 30 anni prima, su un francobolle, su un reperto, oltretutto doveva essere abbondantissimo, poi la prova non è ripetibile perché si dice che tutto il reattivo è stato utilizzato, beh, questo lascia dei dubbi, soprattutto in termini procedurali. E dicevo, perché tanti casi sono così interessanti a livello mediatico? Cioè, cosa c'è? C'è il giudice che vuole diventare famoso? Cosa c'è dietro a questi casi? Che poi alla fine... Ma guardi, questa è una bellissima domanda ed è una domanda molto tecnica, perché è proprio un aspetto, direi, specifico di quella che definivamo prima la criminologia mediatica. L'evento mediatico incurva il discorso del processo penale? La risposta è sicuramente sì, inevitabilmente. Sarebbe meglio che il processo penale si svolgesse in chiuse stanze come quelle dei tribunali dell'Inquisizione? La risposta è sicuramente no. Quindi se il legislatore, la Costituzione, ha voluto che l'evento processo penale fosse un evento sottoposto alla critica del giudizio e dell'opinione pubblica, ha avuto sicuramente le sue buone ragioni. I giudici togati e i giudici popolari delle corti d'assise e d'appello risentono della formazione di un'opinione pubblica collettiva? La risposta è sicuramente sì. Però in questa dimensione non tutti i processi sono uguali. Allora lei fa bene interrogarsi sul perché alcuni processi sono più mediatici di altri. E ne potrei citare uno che ho anche avuto modo di visitare personalmente, essendo stato consulente anche lì durante il processo, che è Carlo Franzoni. Sì, Marco e Cristina. Marco e Cristina è un inedito, uomo e la donna a confronto. Ci dica perché. Cioè sono due personaggi che però tutto sommato non si incontrano. Sì, buonasera. Sì, sono due personaggi che seppur sposati, seppur hanno una figlia, non si incontrano. Cioè, diciamo che hanno perso quel furore dell'amore. Infatti, cioè, lui è portato molto a seguire le sue avventure, le sue passioni, cioè la ricerca verso il prossimo, il prossimo, ma lontano da casa. Mentre lei comunque resta innamorata di lui e per un certo punto cerca comunque di tenerselo stretto. Poi dopo comunque gli eventi li portano, cioè, molto distanti. Infatti lui per le sue avventure e il libro è diventato in America del Nord, lui per le sue avventure va nell'America del Sud, quindi un paese molto distante. E qui conosce un'altra ragazza, un'altra donna, nelle sue avventure, che avrà un legame terribile con questa ragazza. Quindi insomma ci sarà questo scontro tra queste due donne e quella figlia. Una vita ambigua però quella di Mark, non è mai del tutto trasparente. Ecco, mentre Christine cerca certamente l'amore, però anche una nicchia protettiva, un rapporto solido, stabile anche per la figlia, ecco, lui ha invece questa ambiguità, cioè fa una vita completamente sconosciuta, nascosta. Rispetto a quello che può essere invece la trasparenza della morte. Sì, infatti proprio il contrasto tra i due personaggi, lui segue la sua indole, seppure sembra che rimane innamorato della moglie, lui è più innamorato dell'avventura, della ricerca dell'avventura. E questo qui lo porta comunque lontano da quello che è il suo amore. E questo, cioè, alla fine è lo stesso. Beh, avventura anche pericolosa, e qui c'è, avrà a che fare con delle bande e quindi insomma è la criminalità organizzata in Sud America.
E questo comunque lo porta lontano da quello che una volta è stato il suo amore. No, posso continuare, niente, che comunque, come dicevo prima, incontrerà questa signora in Sud America, avranno un figlio e poi torneranno in America del Nord, e qui comunque ci sarà questo scontro tra la moglie e, diciamo, questa amante, che poi porterà a un finale tragico, insomma. Ma non lo svegliamo perché... No, completamente no, è proprio una sola... proprio sono personaggi inventati, e qui c'è niente di personale, niente di autobiografico come altri autori hanno raccontato, no, è proprio pura fantasia. Ma l'amore, cioè, uno lo trova dentro se stesso, quindi questa Christine, innamorata un po' di Marti, innamorata della figlia, cerca comunque di mantenere questo legame. Mentre lui, seppure fa capire che non è poi, cioè, è rimasto ancora innamorato, lui segue il suo vero amore, che è quello dell'avventura e comunque dell'aiutare il prossimo. E comunque l'aiutare il prossimo, nel suo caso, è sempre uno scontro con delle persone, ma non è voluto, se era questa cosa, può anche essere, però, cioè non era proprio voluto l'inconscio, no, era proprio mettere in risalto la differenza di queste due, di questi due personaggi, esatto. Sì, voglio ricordare che abbiamo seguito l'ordine di prenotazione degli autori si raccontano. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura.